Prima dell'interruzione tecnica stavamo elencando sì. Tutti i gruppi che hanno collaborato a questa giornata. Allora c'è questo gruppo che si chiama provvisoriamente Ambulatorio dell'Ospedale Vecchio, il nome forse è volutamente scherzoso, nel senso che non abbiamo una bandiera, non è una cosa rigida, però è un gruppo di persone di competenze molto diverse che hanno a cuore questo tema e hanno a cuore non tanto trasmettere delle idee preconfezionate, ma hanno a cuore il discorso di sensibilizzazione, cioè vale a dire ascoltare le idee delle persone, cioè muovergli curiosità e ascoltare, e questa è una cosa che è stata fatta ben di rado. Oltre... E la risposta della gente qual è stata in effetti da questo punto stata... di vista? Oggi c'è stata molta curiosità, abbiamo visto le persone fermarsi, soprattutto stamattina, poi in pausa pranzo c'era meno gente, poi è ritornata quando Alberto Michelotti ha fatto il suo intervento, ha parlato della vita del quartiere Oltretorrente, e io personalmente ho scoperto delle cose che non sapevo, io abito in campagna, non sono di qua. E poi stamattina ci sono stati gli interventi del Linux User Group di Parma, un gruppo di volontari che sostengono questo sistema molto efficiente, molto valido per la pubblica amministrazione. Poi c'è stato un intervento del Comitato Il Muro, è un gruppo di commercianti e residenti del quartiere che hanno a cuore che l'Oltretorrente venga riqualificato, ma non per farne un luogo di movida, ma per farlo diventare ancora di più un quartiere vivo. E poi c'è il Laboratorio Politico per l'Alternativa, che è un laboratorio appunto, meglio si autodefinisce, dove è un luogo di analisi, di elaborazione dei problemi eseguiti in modo autonomo, e anche questo è molto importante. E si occupa di vari temi, tra i quali il tema del debito, il tema dell'ambiente, il tema dell'istruzione, il tema della cultura. E quindi c'è una collaborazione tra tanti soggetti. E in ultimo il nostro comitato, Leggere tra le Ruspe, che è nato l'anno scorso, a giugno del 2010, ed è formato da utenti e cittadini della biblioteca di Vicolo Santa Maria, che è il plesso bibliotecario comunale più importante della città, da ormai 10 anni privo di manutenzione praticamente, privo di manutenzione ordinaria. Quindi questo posto è stato lasciato, direi intenzionalmente, a se stesso, quando in altre città dell'Emilia le biblioteche erano sede di investimenti molto pesanti, anche molto seri, pensiamo a Reggio Emilia con la Panitti, che ha il triplo dei prestiti di Parma, la rete di Reggio, perché era finalizzata a legittimare qualsiasi speculazione. Se tu un posto che non vivi più perché ormai sono i libri messi male, c'è la passerella disabili in cattive condizioni, ci sono soltanto 3 computer per gli adulti per andare a navigare su internet, questo luogo è sempre meno vissuto, e invece noi sosteniamo che questo luogo sia veramente potente, che possa aggregare veramente le persone, diventare un luogo di socializzazione che non è quello della bottiglia, ma è quello della, non soltanto del libro, ma anche della conoscenza reciproca. Il cortile della Civica ospita un sacco di eventi, un po' meno recentemente sotto la gestione degli ultimi anni dell'assessore alla cultura Luca Sommi. I fondi sono stati destinati ad altre cose, al Festival Jazz per esempio, noi ricordiamo che ha incassato poco più di 15.000 euro e ne ha costati più di 200.000. Allora abbiamo pensato che magari ci sono delle cose più importanti, non i grandi eventi, ma una rete di piccolissimi eventi che costituiscono sostanzialmente l'accesso libero alla cultura in condizioni di eguaglianza, nella quale chiunque può accedere a libri contenuti nella biblioteca. Noi auspichiamo che questa biblioteca rimanga aperta molto di più per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, perché gli orari attuali sono ridotti visto che non ci sono fondi. Anche questo ci è sembrato strano, visto che il Comune ne ha sperperati tanti di soldi. E per concludere, noi sosteniamo che questo debba essere solo il primo di potenzialmente tanti momenti di ideale ripresa dell'Ospedale Vecchio da parte dei cittadini.